Baby. Benvenuti alla officina del Mac, ragazzi, nuova puntata, nuova puntatona. E allora, so che il modello è qua, quindi non riuscite a guardare me negli occhi, però cercate di guardarmi negli occhi, poi guardate il modello con calma quando ci sono i video, quelli con calma, non guardate me, attenzione a me. Allora, ragazzi, ci siamo, questa è una nuova puntata. È arrivata un pochino lunga perché purtroppo abbiamo dovuto dare spazio a un'altra rubrica che sta arrancando un po', quindi mi sembrava giusto comunque lasciare, ma questa rubrica non voglio dire quale perché non voglio mettere in imbarazzo il doc. E, insomma, volevamo dargli un pochino di spazio, quindi magari mettetegli like, cioè, se anche se non la guardate potete mettere il like lo stesso, poi magari tra un mese lo levate, non se ne accorge neanche, almeno tranquilli. Allora, intanto torna alla rubrica degli adulti adesso. Allora, nella rubrica degli adulti la volta scorsa avevo parlato di qualcosa di angelico e eccolo qua, il Celestant Prime. Allora, Celestant Prime, io non so quanti di voi siano d'accordo con me, ma è bellissimo tranne che per la parte sotto, cioè quella sorta di tornado di gelato inguardabile che non mi può piacere. Cioè, se vi piace non scrivetemelo nei commenti, a quelli che non piace invece mettetemi like, scrivete nei commenti non mi piace, così cioè nutrite la mia autostima. Non va bene e va sistemato. Come va sistemato? Fondamentalmente ho sempre pensato di mettergli delle ali angeliche, anche se in realtà successivamente ho pensato forse fosse un pochino troppo scontato farle proprio da angelo, quindi ho pensato di fargli delle ali da aquila, quindi le ho dipinte da aquila barra grifone. Il mio Stormost ci sto lavorando, in realtà ero partito con uno Stormost mio personale, dopodiché ho virato verso i leoni di Sigmar e volevo comunque sempre mantenere un aspetto abbastanza selvaggio, fare una sorta di lupo siderale barra angelo sanguinario, un po' un mix, quindi ho sostituito anche la testa e le armi. Ho messo delle asce, sono le asce delle Spettro Guardie degli Eldar, perché mi piaceva lo stile. L'ascia è un'arma un pochettino più selvaggia rispetto al martello secondo me, però le linee delle asce delle Spettro Guardie sono molto più delicate, quindi potrebbero starci come stile. La faccia invece volevo proprio una faccia, cioè da, non so, da lottatore di wrestling, ma cioè che apre le lattine di birra con le mani, quindi volevo fare qualcosa di pesante, però mantenendolo sempre un minimo civilizzato tra virgolette, quindi la linea di capelli secondo me ci sta, biondi, così sembra a posto ma non è. E per lo schema di colore ho optato per un oro normalissimo, probabilmente cambierò il rosso visto che sto virando verso i leoni di Sigmar, quindi probabilmente il rosso diventerà viola, però col tempo. La parte sotto del modello invece, questa è un po' una rarità, nel senso che si tratta di alcuni degli scenici modulari della Pegasus, che era una ditta che adesso non produce più, che faceva modulari di stile gotico, fantasy. L'ho usato più che altro perché il modello doveva avere la stessa altezza di quello originale e soprattutto andava pernato. Io qua a livello del piede, qui ci sono tre perni che partono dal piede, finiscono fino alla parte superiore del polpaccio e poi si vanno a infilare all'interno dell'aguglia qua per tenerlo fermo, e comunque si muove ancora un pochino perché le ali sono abbastanza pesantine. Le ali sono quelle delle aquile del Signore degli Anelli, secondo me è un ottimo compromesso perché ali troppo piccole sono ridicole, dovete tener conto che probabilmente sto tizio alto 3 metri pesa
Oddio, non lo so, peserà tipo 5 volte me probabilmente, quindi serviranno delle ali abbastanza grandi per tenerlo in piedi, ci vuole un minimo di verosimiglianza. Il modello è questo, e ci ho messo circa un paio di settimane per assemblarlo e un paio di settimane per dipingerlo. La parte peggiore sicuramente è stata pernarlo per posizionarlo in maniera corretta e non sembrasse che stesse cadendo di testa oppure che stesse guardando, cazzo ne so, i gabbiani, quindi l'ho dovuto montare in maniera abbastanza equilibrata. Per quanto riguarda la pittura non mi soffermerò perché vabbè, non voglio mettere in difficoltà il mio collega della guida, che vabbè, non voglio dire chi è per non metterlo in difficoltà, comunque nel senso sicuramente il doc ne sa meglio di me. ok, e beh ragazzi, allora io direi questa puntatina proprio smart, proprio bella dietetica, ve la lascio così vi faccio venire un po' di acquolina in bocca per la prossima. Sto pensando, probabilmente sarà qualche progetto che sto mettendo in piedi in questo momento che ha a che fare con i Caladron, e probabilmente vedrete un Brock un po' diverso dal solito, un Brock un pochino più piratesco, però dobbiamo purtroppo aspettare che altre rubriche abbiano il loro passaggio. Poi vabbè, se magari non vi va bene questo tipo di organizzazione, non sarò di certo io a dirvi di non commentare sotto il mio video dicendo vogliamo solo video del Mac, non vogliamo più video del Doc. Cioè, non è un consiglio, nel senso io vi consiglio di non farlo perché secondo me non è giusto e corretto, però se voi sentite che doverlo fare, cioè internet è libero, non sarò di certo io a volervi censurare, quindi se volete farlo, potete farlo, ecco, magari non fatelo proprio subito, ecco, aspettate una settimana. E quindi ragazzi, ecco qui il modellino. Ma quindi questo sarebbe Celestan Prime? Datemi del Mac. 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 E per quanto riguarda la basetta invece, onnipresente materia grigia Valleio, sicuramente da usare sempre, tranquillamente modellabile e fa del terriccio perfetto. E invece vabbè, sughero tranquillo, sughero per fare pezzi di roccia da mettere vicino al terriccio.